Ciao and welcome ad una nuova puntata di Impact Girl. Oggi impariamo ad imparare, non è un gioco di parole. Apprendere e imparare nuove cose è qualcosa che di solito avviene in automatico. E però avvenendo in automatico può prendere due strade abbastanza estreme e di solito non particolarmente costruttive per noi. La prima strada è quella della dipendenza da apprendimento. Continuiamo ad imparare senza fermarci perché questo ci dà quella soddisfazione psicologica di stare procedendo. In realtà però non scendiamo mai in campo perché abbiamo la sensazione che c'è sempre qualcos'altro da imparare, che non siamo ancora pronti e quindi c'è la paralisi totale. L'altro invece estremo è quello in cui smettiamo di imparare dopo veramente poco tempo perché abbiamo la sensazione che già sappiamo tutto e in ogni caso anche lì ci paralizziamo, meglio in quel caso più che altro alla lunga ristagniamo perché chiaramente poi l'insoddisfazione prende il sopravvento in quanto la routine diventa qualcosa che ci sta un pochino stretta e non riusciamo a capire come mai. Ecco perché oggi parliamo di come possiamo ampliare i nostri orizzonti quando si parla di apprendere, come possiamo utilizzare questa caratteristica che è tipica dell'essere umano e che ci caratterizza in maniera che ci rende così intelligenti, ci caratterizza in maniera così spiccata per realizzare quelli che sono realmente i nostri progetti e davvero scoprire il nostro potenziale. Lo faremo insieme a Simona Panseri di Google Italia. Simona è direttore delle comunicazioni e public affairs sia in Italia che nel sud Europa per quanto riguarda Google. Se c'è qualcuno che deve imparare alla velocità della luce è proprio lei, visto che lavora in un contesto dove tutto è in evoluzione costante. Quindi, bando alle ciance, si parte. Aspetta però, usciamo dall'acqua per un secondo prima di tuffarci perché mi sono dimenticata di dirti di iscriverti al canale YouTube se stai guardando questo video da YouTube, non soltanto pigiando il pulsantino che dice iscriviti, ma anche attivando la campanellina che dondola accanto al pulsante, altrimenti non serve a molto e non sarai notificato ogni volta che esce una nuova puntata o un nuovo video. Se invece stai ascoltando o guardando questo episodio dal sito biz-academy.it/podcast, ricordati di iscriverti per ricevere via mail gratuitamente ogni nuova puntata che esce. Sai che c'è sia la versione audio sia la versione video e puoi ascoltarla o guardarla come e quando e dove vuoi. Allora Simona, quello di cui parliamo oggi ha a che vedere con l'apprendimento. Io immagino che nel momento in cui qualcuno ascolta questa parola cominci subito già ad annoiarsi prima ancora di cominciare, perché non è una cosa che siamo abituati, non è una cosa di cui siamo abituati a discutere. Un po' la diamo per scontata, l'apprendimento è qualcosa che avviene a scuola, poi no, ci sono le classiche quote, le massime, non si finisce mai di imparare, gli esami non finiscono mai, poi però sono soltanto magari degli schemi ripetuti, nel senso che quello che tu mi dicevi, che mi ha incuriosito molto, è che quello che manca alla maggior parte di noi è un apprendimento attivo, un apprendimento che non sia un'abitudine a continuare a fare qualcosa che abbiamo sempre fatto senza magari mai mettere in pratica quello che stiamo imparando, senza imparare da quelle che sono magari le situazioni più quotidiane del quotidiano, oppure le situazioni magari che ci accadono nella vita. Siamo abituati all'idea che per imparare dobbiamo fare un corso, oppure comprare e leggere un libro, oppure ascoltarci un seminario. Aiutaci a capire che cos'è il vero apprendimento che hai scoperto nella tua vita e come possiamo applicarlo a quella che è la nostra crescita professionale. Sì, non so se ho scoperto qual è il vero apprendimento, ho senz'altro scoperto qualcosa che per me funziona molto bene, che ho visto funzionare molto anche per le persone con le quali lavoro, le persone che appartengono al mio team, le persone che appartengono a gruppi di lavoro diversi con i quali collaboro. Tu parlavi bene dell'apprendimento come momento formale, no? Quando mi ricordo che quando sono andata alle scuole elementari, grande passaggio, mi figuravo l'idea di apprendere come una fase preliminare. Adesso imparo e poi un giorno metterò in pratica quello che sto imparando. Ci sarà un momento nel quale finalmente tutta questa fase preliminare avrà un suo perché. Certamente è così, ma non è solo così. Al liceo poi ho scoperto il piacere di imparare e all'università, facendo filosofia, ho scoperto il pericolo, il rischio dell'imparare come fine a se stesso, se chiaramente si può definire come un rischio.
quello che ho realizzato lavorando è che in realtà imparare è un insieme complesso di attività che avviene a volte senza che nemmeno ce ne stiamo rendendo conto e che è una costante nell'arco della tua vita. E chiunque ci stia ascoltando abbia dei figli, magari adolescenti, si rende conto del fatto che i figli sono davvero una grande scuola di apprendimento costante. È per questo che quando ci siamo parlate la prima volta e mi hai chiesto di quale tema ti piacerebbe parlare, ho pensato all'imparare ad imparare. Ecco, quasi una persona fa fatica a capire intuitivamente, cioè sulle prime imparare ad imparare sembra quasi un ossimoro, no? Imparare non è forse qualcosa che ci viene, un dono che ci viene dato dalla nascita in un certo senso, non è qualcosa che facciamo senza nemmeno accorgerci. Perché dobbiamo imparare ad imparare? Forse non è ad imparare che dobbiamo imparare, ma a renderci conto e ad essere consapevoli di quello che stiamo imparando. È vero che imparare ci viene naturale, però è necessario che per imparare manteniamo un'attitudine aperta, un'attitudine di ascolto, un'attitudine positiva nei confronti degli stimoli che ci arrivano, che a volte possono essere anche complicati da gestire, numerosi, contraddittori uno con l'altro, eppure non necessariamente nell'istante in cui le cose succedono, non necessariamente in un tempo ragionevolmente prevedibile, eppure tutto questo tipo di stimoli in realtà ci aiuterà a mettere insieme i punti. E infatti, a proposito di mettere insieme i punti, c'è un'immagine che ragionandoci ho trovato essere per me l'immagine significativa dell'imparare, dell'apprendere, dell'imparare a imparare, ed è quella della rete. La rete è io lavoro in Google, forse la rete tende ad essere un po' una presenza costante per me, ma non sto pensando solo ad internet, sto proprio pensando alla rete come oggetto fisico. La rete è innanzitutto una struttura che si mette insieme nel tempo. Una rete si può espandere quanto vogliamo, aggiungendo punti e aggiungendo connessioni tra i diversi punti. Poi una rete è una struttura flessibile che è capace di accogliere e di accomodare a seconda della forma di quello che deve accogliere, e anche questo è estremamente importante. L'idea che quello che noi impariamo, o anzi la capacità di imparare, sia un modo per accogliere quello che abbiamo deciso di affidare a questa capacità nei diversi momenti della nostra vita, trovo che sia un punto estremamente importante. E poi una rete richiede una grande cura. Se hai presente i pescatori che si fermano dopo aver pescato a districare, a riparare la rete, è un lavoro manuale ed è un lavoro che richiede una grandissima attenzione, esattamente come tutto questo rammendare e riallacciare i fili fa parte della costanza e del lavoro importante che dobbiamo fare nel momento in cui impariamo. Imparare non è mai un percorso lineare, spesso è fatto di temi, momenti che si aggrovigliano, esattamente come una rete, ed è fatto di un sacco di passaggi laterali che poi un giorno andremo a ricollegare e a renderci conto che fanno parte di questa visione d'insieme. I famosi puntini che possiamo, che alla Steve Jobs possiamo unire soltanto al contrario, soltanto guardandoci indietro. Quindi io mi sono scritta tre parole chiave, unione, o meglio unire, accomodare e prendersi cura, che fanno riferimento appunto a questa rete che possiamo utilizzare come la metafora dell'apprendimento. Mi piacciono molto perché ci sono, ho notato e ne discutevamo anche off the record, due tendenze che sono abbastanza diffuse, tra l'altro documentate. La prima è la tendenza a smettere di imparare, non mi ricordo esattamente quale studio fosse, sicuro lo riesco a recuperare, ma diceva che l'80% di chi intraprende un nuovo lavoro smette di imparare dopo il primo anno. Cioè è come se ci accomodassimo
in quella che è uno schema, una routine, un'abitudine, per cui è vero che noi impariamo perché comunque assorbiamo gli stimoli, ma non ce ne rendiamo conto. Se non ce ne rendiamo conto, non siamo nemmeno in grado di unire i punti, come ci dicevi, non siamo in grado neanche di prenderci cura delle cose che stiamo imparando, perché non sappiamo neanche che lo stiamo facendo. Quindi questa è una tendenza. L'altra è invece la tendenza quasi opposta, che ha un che di quasi di isterico, nel senso che una persona non smette mai di leggere, imparare, assorbire concetti, guardarsi video. Poi adesso con internet, appunto parlando di rete, internet, davvero abbiamo un'enciclopedia a portata di zampa. È solo che l'abitudine e la routine diventano l'opposto, cioè quello di assorbire concetti uno dopo l'altro sperando che arrivi il famoso concetto del quick fix, quindi quel concetto che in qualche modo ci aiuti finalmente in pochi minuti e senza tanti sforzi a intraprendere quel cambiamento che stiamo cercando, magari nella nostra vita professionale o personale. E io li chiamo gli accumulatori seriali di informazione, perché è veramente sono dei collezionisti, e io ho delle fasi in cui sono un'accumulatrice seriale di informazione, di solito quando non voglio affrontare una sfida, per cui ho questa montagna da scalare, mi dico: beh, aspetta, mi leggo un altro libro su questo tema che magari mi aiuta, quando in realtà imparerei molto di più sporcandomi le mani. Come possiamo utilizzare questa modalità, questo approccio all'apprendimento un po' più attiva per rompere sia il primo schema che l'altro? Proviamo a continuare ad usare la metafora della rete. Lo schema dell'accumulatore è quello in cui la rete è una rete da pesca, quindi mi serve a raccogliere, oppure una borsa di rete, quindi qualcosa che io riempio progressivamente con le nozioni e le competenze che ho acquisito. Ed è corretto, è un uso corretto, perché in realtà per svolgere il nostro lavoro dobbiamo essere preparate. Non possiamo lasciare le cose al caso. Le nozioni, le competenze che acquisiamo nel tempo ci sostengono, ci aiutano a svolgere i nostri compiti e a farlo bene. Dobbiamo però evitare che diventino uno scudo dietro al quale ci nascondiamo, ed è soprattutto importante per chi è ancora all'inizio, magari non ha ancora cominciato ad entrare nel mondo del lavoro e si trova di fronte alla possibilità di prendere una laurea dopo l'altra, un master dopo l'altro. Arrivati ad un certo punto è necessario invece che cominciamo a inserire esperienze. Il secondo esempio, il primo che facevi, è quello in cui la rete da borsa, che ci aiuta a trasportare le nostre competenze, diventa un'amaca nella quale ci troviamo accomodate, in quella che spesso viene identificata come la comfort zone. Un'area di nuovo estremamente positiva nel momento in cui ci si arriva, perché significa che ho imparato a fare questo lavoro, sono riuscita ad acquisire fiducia in me stessa nel lavoro che sto svolgendo, ho acquisito la fiducia delle persone che mi stanno intorno e che lavorano con me, che possono essere i miei capi, le persone che riportano a me, semplicemente tutte le persone con le quali io mi interfaccio all'interno della mia azienda, fuori dall'azienda, quale che sia il contesto professionale nel quale mi trovo. È un momento nel quale traggo soddisfazione. Per piccoli o grandi che siano i successi, riesco ad utilizzare tutto quello che ho imparato e le competenze che ho acquisito per essere soddisfatta e contenta del lavoro che sto svolgendo. Il problema è che se resto in questa zona di comfort troppo a lungo, comincia a subentrare l'insoddisfazione. E quindi l'insoddisfazione è esattamente il sintomo del fatto che sto smettendo di imparare. Allora, quello che probabilmente dovremmo provare a usare come metafora della rete dell'apprendimento continuo è quello che dicevamo prima, dell'insieme dei punti che sono collegati tra di loro. L'atteggiamento che noi teniamo nei confronti delle esperienze è estremamente importante. C'è
un video molto carino che ho trovato, nel quale magari poi possiamo dare un link di riferimento per chi lo vuole vedere. Assolutamente. Nel quale si suggerisce di utilizzare una linea, una semplicissima linea che definisce lo spazio tra il sopra e il sotto, per collocarsi. E nel momento in cui ci si trova sotto la linea, l'atteggiamento è quello di chiusura. Tutti i compiti che ci vengono posti sono dei compiti complessi, gli stimoli che ci vengono dall'esterno in realtà sono dei momenti di disturbo, delle interazioni che vediamo con un'accezione negativa. Nel momento in cui invece ci troviamo collocate sopra la linea, il nostro atteggiamento è di apertura, di volontà di ascolto, capacità di raccogliere gli spunti e usarli immediatamente oppure tenerli da parte per un momento successivo. Ecco, imparare ad imparare probabilmente significa sapere quando stiamo passando sotto la linea e rendercene conto. E non vuol dire che necessariamente sempre in tutta la nostra vita dovremo essere sopra la linea. Ci sono una serie di compiti per i quali è importante essere sotto la linea. Se sto facendo una valutazione del rischio, è evidente che il mio approccio sarà più di tipo conservativo e sto correttamente posizionata sotto la linea, ma devo essere consapevole di trovarmi in quella condizione e non lasciarmi intrappolare da questa condizione, bensì essere capace di ritornare al momento di ascolto e di apertura. E questo, tra l'altro, può venire da qualsiasi tipo di stimolo e anche da qualsiasi tipo di lavoro. Soprattutto per chi è agli inizi, è importantissimo rendersi conto che qualsiasi lavoro conta. Questo è bellissimo, questa è secondo me una rivoluzione, nel senso che peraltro una delle paure più grandi che abbiamo, perlomeno credo di non essere insomma l'unica ad averla avuta e ad averla in certi momenti, è quella di cambiare strada ad un certo punto e di temere di aver perso tempo, no? Avendo esplorato la strada precedente. Ma è difficile, ci sono certe persone che nascono con questa passione sfrenata per una sola cosa, non lo so, il surf, lo fanno dal primo giorno di vita all'ultimo. E vabbè, e non mettono mai in dubbio questa cosa, peraltro anche qui è discutibile perché non siamo loro. Però poi ci sono le persone normali che hanno i loro dubbi, a volte sembra loro che una strada sia quella migliore, poi dopo un certo tempo cominciano a pensare che forse la strada va cambiata oppure il cambiamento arriva senza che lo desideriamo, ecco. Come possiamo riuscire a sfruttare questi cambiamenti sapendo appunto che abbiamo imparato qualcosa che ci è servito? Come impariamo la lezione? Provo a fare degli esempi di cose che sono successe a me. Non so se valgono per tutti, però io mi sono resa conto, per esempio, quando ero una ragazzina, al liceo, all'università, lavoravo in una libreria di libri usati. Ovviamente era un lavoro che facevo solo nel periodo estivo. Cosa ho imparato da quel lavoro? Aspetti organizzativi della gestione di diverse persone, diversi flussi di attività che mi sono tornati utili quando poi, svariati anni dopo, lavoravo in agenzia di comunicazione e ho cominciato ad organizzare degli eventi. Ero consapevole a 17-18 anni che quelli che stavo imparando erano delle competenze di tipo organizzativo? No, però mi è risultato chiaro nel momento in cui mi sono trovata a metterle in pratica in un lavoro di tipo diverso. E dopo la prima, la seconda, la terza volta che ti rendi conto che stai applicando qualcosa che hai imparato in un altro momento, è più facile poi esserne consapevoli, riflettere e cercare di fare delle esperienze che ci permettano di acquisire delle competenze che poi magari riutilizzi in un contesto completamente diverso. Giustamente tu dicevi, non sempre il lavoro che pensavamo fosse il lavoro della vita si rivela essere tale, quindi è importante imparare ad avere il coraggio di cambiare, di orientare la strada, a volte anche semplicemente siamo onesti all'inizio, per cominciare a lavorare è importante cominciare a fare dei lavori anche se non sono il lavoro della nostra vita.
e cercare di ragionare su quali sono le competenze che uno può apprendere da questo lavoro e provare a riproporle con una chiave di lettura più matura su diversi settori. Un altro esempio, dopo il liceo mi ero figurata che il lavoro del mio lavoro della vita avrebbe potuto essere in una casa editrice, occupandomi della pubblicazione di libri. E quindi ho perseguito in modo scientifico, oserei dire, questa carriera. Ho cominciato ad entrare in una casa editrice lavorando come correttrice di bozze e ci sono rimasta per tutto il periodo dell'università, salvo poi scoprire che non era il lavoro che avrei voluto fare da grande. Però che cosa ho imparato in quel lavoro? Per esempio, l'attenzione al dettaglio, che è chiaramente un aspetto fondamentale per il lavoro che sto facendo oggi. Ma non mi sarei mai messa a cercare di fare un lavoro come correttrice di bozze pensando che avrei dovuto imparare l'attenzione al dettaglio, perché non sapevo nemmeno che l'attenzione al dettaglio avrebbe potuto giocare un ruolo importante in un lavoro futuro. Però nel momento in cui ho capito che quello non era il mio lavoro, mi sono resa conto che mi stavo portando un bagaglio che poteva essere riutilizzato in altri momenti. Questo è veramente molto interessante, proprio perché, non lo so, per me è un grande sollievo, no? Sapere che innanzitutto ogni esperienza e ogni lavoro ci aiuta ad imparare qualcosa che può servirci per quello successivo. Mi vengono in mente molte esperienze anche personali di lavori che ho svolto e che non necessariamente erano lavori che al tempo non ritenevo nemmeno fossero all'altezza della mia grande esperienza e preparazione, pari praticamente a nulla, però si sa che più giovani siamo, più siamo anche abbastanza arroganti e sicuri di noi, poi insomma subentrano le incertezze ad un certo punto. Ma ti chiedo, Simona, abbiamo parlato finora di esempi lavorativi, ci fai qualche esempio di come possiamo apprendere anche nella nostra quotidianità da situazioni che sembrano apparentemente completamente separate da quello che poi dovremo andare a fare, e come possono aiutarci nell'insieme? Le relazioni sono un'occasione di apprendimento incredibile. Come costruire le relazioni, come mantenere le relazioni nella nostra vita personale, i nostri amici, i vicini di casa, per chi ha figli, i genitori dei compagni di classe, dei nostri figli. Non è detto che in tutte le relazioni dobbiamo avere lo stesso livello di interesse, coinvolgimento e anche soddisfazione, però tutte le relazioni richiedono da parte nostra un input, in tutte le relazioni riceviamo una serie di sollecitazioni, che siano positive, più o meno positive, e ci troviamo in tante situazioni che possono essere inattese, irrilevanti magari rispetto all'obiettivo che abbiamo in quel momento. Porto mia figlia a scuola, devo assolutamente essere in ufficio entro una certa ora, e c'è un gruppo di mamme dei compagni che vuole parlare di un argomento che però è un argomento strettamente importante. Ecco, sembra banale, forse lo è, però in quel momento non è banale, non è banale per loro, non è banale per me, che devo gestire priorità discordanti. Cosa imparo? Imparo a mettere in pratica la gestione delle priorità, che poi nella tua vita professionale sarà uno degli argomenti più importanti. Tra l'altro, le relazioni nella vita professionale, a prescindere da qual è il nostro ruolo, a prescindere che lavoriamo in un'azienda, a prescindere che siamo dei manager o che siamo appena arrivate, a prescindere che siamo i proprietari appunto di un'azienda o i membri di un team che fa capo a qualcuno, le relazioni, sta per gestire le relazioni, è la base. Però è anche la cosa più complicata, non trovi che allenarci con le relazioni possa rivelarsi poi frustrante, perché magari non riusciamo a individuare un GPS guida che ci possa poi aiutare a replicare quello che abbiamo imparato in altri contesti?
ci fai un esempio di qualcosa che hai imparato nella uno è, ce l'hai fatto, quello della, dell'individuare le priorità, quando le priorità sono diverse per una persona piuttosto che un'altra e tu fai parte del gruppo. C'è qualcos'altro che ci puoi condividere, che hai imparato dalle relazioni che poi hai trasferito in quelle che sono invece gli aspetti relazionali del tuo lavoro? C'è un episodio, diciamo di nuovo forse in qualche modo legato ad un'esperienza professionale, se la vogliamo chiamare così, di quelle che anch'io avrei definito non qualificanti. C'è stata una fase della mia vita in cui i lavori che stavo facendo, il primo e il secondo lavoro che stavo facendo con l'obiettivo di costruirmi un percorso di attività che erano interessanti, non erano sufficienti per il sostentamento e quindi lavoravo anche, ovviamente in modo sporadico, in una gelateria e addirittura era così poco qualificato il lavoro che facevo che nemmeno prendevo le ordinazioni e portavo ai clienti al tavolo il gelato, ma pulivo i tavoli dopo che erano stati utilizzati. Lì mi sono resa conto, guardando la gestione delle mance, quindi una cosa assolutamente, come dire, laterale anche rispetto al tipo di lavoro, dell'importanza del lavoro di squadra. Tecnicamente, perché me ne sono resa conto? Perché indipendentemente da chi riceveva o trovava la mancia sul tavolo, le mance venivano messe tutte in comune e venivano ridistribuite tra tutte le persone che avevano lavorato quella sera, indipendentemente dal lavoro che avevano svolto. Questo pezzo di riconoscimento del valore che chiunque stava portando alla riuscita complessiva, che tra l'altro andava al di là della gestione che veniva fatta dal datore di lavoro, perché le mance sono qualcosa che resta, come dire, alla gestione proprio del personale che lavora nel locale, è stata una lezione, è stata una cosa che ho imparato e che è assolutamente fondamentale poi per il futuro, l'importanza del team, di non pensare che da soli sempre si possono fare le cose meglio o peggio, l'importanza di riconoscere a tutti il loro ruolo e anche il fatto che ciascuno di noi, in quanto semplicemente appartiene a un team, non necessariamente in quanto manager di un team, ha un compito, ha un ruolo attivo e può fare la differenza. A condizione che, mi verrebbe da aggiungere, impari in maniera attiva e non si appoggi sull'amaca, giusto? A condizione che impari in maniera attiva, esattamente, esattamente, questa povera amaca. Questa povera amaca dobbiamo farla andare in pensione. Mi veniva in mente, mentre parlavi del lavoro in team, di uno degli aspetti chiave di questo tipo di lavoro, che di fatto ci riguarda tutti, perché io dico sempre, non è che devi per forza avere, 100 collaboratori per parlare di team. Un team può essere fatto di due persone, quindi quello è già un team, a prescindere anche, a mio avviso, il fornitore di un servizio e il cliente rappresentano un team. Condividono delle deadline, condividono degli obiettivi, condividono del materiali che devono essere utilizzati in un certo modo. La comunicazione è chiave. Sappiamo che nel momento in cui fatichiamo ad apprendere, facciamo anche più fatica a comunicare. Ci spieghi la correlazione fra questi due aspetti e perché è così importante imparare a comunicare nel modo corretto? Sì, sono completamente d'accordo con te, è fondamentale ed è strettamente correlata all'ascolto attivo. Eccolo. Intanto perché è molto facile pensare, dare per scontati i presupposti nella comunicazione, quindi pensare che la persona che abbiamo davanti abbia lo stesso tipo di informazione di partenza che abbiamo noi, lo stesso tipo di punti di vista di partenza che abbiamo noi, lo stesso background. A volte non è così, allora molto spesso non è così. A volte dare per scontati i presupposti fa sì che pensiamo in realtà di parlarci e di intenderci,
e invece non ci capiamo. Parliamo tecnicamente la stessa lingua, eppure non riusciamo a comprendere esattamente il valore, la portata, la contestualizzazione di quello di cui stiamo parlando. E non è un aspetto che riguarda solo il nostro lavoro o il contesto professionale. Penso che l'aumentare della complessità sia uno dei temi che caratterizza la nostra società oggi. E all'aumentare della complessità la capacità di comprendersi diventa sempre più determinante. A mano aumenta la complessità, aumentano i presupposti non espliciti, a volte nemmeno esplicitabili, per cui è questione di sapere che non necessariamente le persone hanno il mio stesso punto di vista e cercare di cogliere qual è il punto di vista diverso che arriva e anche il valore che da questo punto di vista diverso può arrivare. E infatti il team, qualunque sia il team del quale stiamo parlando, è un valore proprio perché all'interno del team ci sono tanti punti di vista diversi che possono giungere a confronto e aiutare a maturare una visione, un'opinione più informata, più articolata, più in grado di confrontarsi con la complessità. Che poi è il vero senso dell'apprendimento, no? Non rigurgitare quello che si è in qualche modo appreso, assorbito, ma rielaborarlo alla luce di più stimoli, di più aspetti, di più punti di vista. Quindi assolutamente. Osservazione e ascolto attivo sono le chiavi del vero apprendimento, possiamo riassumerla così? È così, assolutamente. E poi sono chiaramente anche le chiavi del management. Cioè a mano nella nostra attività professionale crescono le nostre responsabilità, indipendentemente dal fatto che, come dicevi tu prima, formalmente abbiamo un team da gestire oppure ci troviamo a gestire dei team non formali, la gestione della complessità è esattamente il tema, la sfida di management più importante. La molteplicità. E c'è una differenza, scusami, sì? mi viene prima che mi sfuga, però c'è una differenza tra complesso e complicato. Certo, giusto? Assolutamente. C'è anche uno schema, ci sono degli studi che sono stati fatti attorno a questo tema. Per chi è interessato, c'è un framework che si chiama Cinefin, attorno al quale sono stati svolti diversi studi per distinguere. Ma per ridurlo in modo estremamente semplice, una situazione è complicata quando c'è una risposta, c'è già una soluzione per affrontarla, che dipende da esperienze precedenti, che dipende da nozioni tecniche, che possono essere complicate, ma c'è una soluzione che noi possiamo trovare. È solo questione di capire come trovarla, ma la soluzione è lì. Una situazione è complessa quando la soluzione è da costruire, quando è solo attraverso una serie di prove, cominciamo a fare qualcosa, vediamo che cosa succede, qual è l'impatto di quello che stiamo facendo, proviamo a valutare questo impatto su una molteplicità di direttrici diverse, di interlocutori diversi e aggiustiamo il tiro e lo rifacciamo in modo ripetuto. Perché la soluzione non è predefinita, per quanto complicata da trovare, ma la dobbiamo costruire noi. Ovviamente nelle situazioni complesse è necessaria una maggiore attitudine al rischio, perché questi esperimenti possono anche fallire. Non è detto che quello che stiamo provando sempre sia la strada giusta. È importante imparare anche dagli errori, anzi forse è importante imparare più dagli errori che dalle cose che sono andate bene, perché è più facile imparare dai successi. Dovessi definire che cosa per me significa fare carriera,
penso che non, è, non sia acquisire titoli, ruoli roboanti, è imparare a gestire situazioni sempre più complesse. Ci fai degli due esempi, quelli che ovviamente puoi condividere con noi, che siano legati alla vita personale o lavorativa, di una situazione complicata, una situazione complessa, e come le hai affrontate? Allora, ma una situazione complicata, per esempio, potrebbe avere a che fare con la soluzione di un problema matematico. È chiaramente una situazione complicata se le nozioni che noi dobbiamo mettere in campo non sono nozioni elementari, o quale che sia il nostro livello di competenza, quello che definisce il complicato è il fatto che non abbiamo tutti gli elementi immediatamente a portata di mano e dobbiamo riuscire a capire quali di questi elementi sono quelli che vale la pena mettere all'opera. Tornando alle scuole elementari, i problemi con il dato falso erano senz'altro un problema, erano una definizione di complicato, però la soluzione del problema c'era. Una situazione complessa è, qui mi rifaccio senz'altro al lavoro che svolgo, la governance di internet. Tu dicevi prima, grazie ad internet abbiamo la possibilità di accedere a una quantità di contenuti, a una quantità di relazioni, abbiamo una molteplicità di opportunità che non avevamo prima dello sviluppo di questi strumenti. È altrettanto vero che a fianco delle opportunità si vengono a creare anche una serie di rischi. Ebbene, il punto di bilanciamento che bisogna trovare di volta in volta per far sì che le opportunità prevalgano sui rischi è complesso. È complesso e non solo complicato, perché la molteplicità degli attori che noi, con cui noi ci confrontiamo è elevatissima. Basta pensare a uno strumento che può essere utilizzato da persone di età diverse, che può essere utilizzato da adulti e da bambini, che hanno delle esigenze intrinsecamente diverse. E trovare il punto di bilanciamento richiede appunto una serie di processi, oserei dire, evolutivi. Chiaro, quindi calandolo, no, in un contesto magari più familiare, più comune, diciamo che un problema complicato può essere per esempio quello che affrontavamo prima di registrare. Oggi abbiamo registrato naturalmente con Google Hangout, cosa che non avevamo mai fatto prima, registrando la puntata attraverso doppio schermo, eccetera, e ci ha voluto un attimo per capire come funzionava da un punto di vista di strumento tecnico, però la soluzione c'era ed è stata individuata attraverso un attimo di test. Invece un problema complesso che mi posso trovare a dover gestire in azienda può essere legato magari al rendermi conto che ho sviluppato un brand che parla alle persone diverse rispetto a quelle che io inizialmente avevo in mente, per cui mi trovo ad esempio a dover fare un pivoting o un cambiamento, oppure mi rendo conto che non lo so, un prodotto non soddisfa quelle che sono le esigenze di un consumatore, non ho magari delle risposte immediate sul perché e il per come, la soluzione c'è, però io la devo costruire, certo, da zero, devo capire, devo incrociare tutta una serie di informazioni, capire come comunicare, capire come interpretare quello che ricevo e poi mettermi il camice da scienziato, come dico sempre io, e provare, provare sperando che anche se non esploda la stanza. O lanciare una startup, esatto. Quindi possiamo parlare di attitudine all'apprendimento, come se dovessimo riassumere in una frase chiave il cuore di questa chiacchierata insieme? Sì, l'attitudine all'apprendimento si impara, secondo me, si matura più che si impara, si matura con il tempo. Quello che non può mancare perché ci possa essere l'attitudine all'apprendimento è la passione. Cioè il piacere per quello che stiamo facendo, anche nei momenti in cui è difficile, anche nei momenti in cui ci rendiamo conto che non era la strada giusta, nei momenti in cui, ecco, forse
pubblicare libri per il resto della mia vita non è quello che mi ero immaginata e non è quello che voglio fare da grande, e quindi voglio trovare qualcosa di diverso. Una scelta di carriera è senz'altro un problema complesso, non è un problema complicato. Che cosa voglio fare da grande è un problema complesso e richiede una serie di prove ed è un processo evolutivo. Però non lo possiamo sostenere secondo me, se perdiamo la passione. Quindi possiamo dire, se a chi ci sta ascoltando, di tranquillizzarsi nel momento in cui stesse pensando che appunto la strada intrapresa non è quella giusta, se si sta facendo venire l'ansia da orologio perché sta perdendo tempo, non esiste perdita di tempo, purché cerchiamo di dare il massimo in quello che facciamo e apprendiamo da ogni situazione. E poi mi è piaciuto moltissimo la parentesi delle relazioni, in effetti sono il banco di prova probabilmente più cruciale, e i rapporti umani, quelli da cui possiamo veramente imparare di più, e quindi aprirci al dialogo con gli altri, aprirci all'ascolto di quello che gli altri hanno da dire, in maniera tale da assorbire non soltanto un'informazione unidirezionale, ma quello che poi si può trasformare in un dialogo. È così. Una sola precisazione: non esiste perdita di tempo se io ne sono consapevole. Se mi sono adagiata sulla maca, forse sì, forse sì. Chiaro, quindi sempre stare un po' allerta rispetto a quello che possiamo apprendere da quella situazione. Ok, quindi abbracciarla con un atteggiamento in cui, invece che disprezzarla perché non è esattamente quello che abbiamo in mente, la utilizziamo come fase di passaggio per capire qual è il meglio che possiamo trarre da quella situazione. Sì, sulla metafora della linea di prima, passiamo dall'essere sotto la linea, perché è una situazione che non ci dà soddisfazione, a una fase in cui siamo sopra la linea, cerchiamo di raccogliere da ciascuna da questa situazione tutto quello che ci può aiutare a proiettarci verso il futuro. A questo punto forse la rete diventa quella del trampolino. Bellissima, bellissimo questo gioco di metafore che ci ha portato dalla maca al trampolino. Simona, una domanda non direi complessa, forse complicata. Quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Questa è davvero complicata. Sapevo che ti avrei colto di sorpresa. Secondo me, a me piacerebbe moltissimo sentire quello che ha da raccontarci qualcuno che lavora con le persone. Qualcuno che lavora nella sanità, qualcuno che lavora nella scuola, qualcuno che veramente fa del rapporto con le persone, della costruzione del benessere delle persone, che sia fisico o intellettuale o sociale, la sua attività quotidiana. Grazie Simona, è stato veramente bellissimo parlare con te oggi di questo tema abbastanza inusuale, devo dire, ma molto molto interessante. Grazie a te. Io ricordo, ragazze che ci state ascoltando, che come sempre trovate sotto l'episodio, se lo state guardando dal sito biz-academy.it/forward podcast, trovate il minutaggio preciso di tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, così che se volete scorrere direttamente ad un concetto che vi ha colpito particolarmente potete farlo velocemente. Vi ricordo inoltre di condividere nello spazio dedicato ai commenti come avete trovato la puntata, in particolar modo qual è il concetto che vi ha colpito di più e che non solo avete appreso ma andrete anche a mettere in pratica, mi raccomando, sapete che sono molto pignola su questo. Simona, c'è qualcosa che vuoi dire a chiusura della nostra chiacchierata? Io voglio ringraziarti perché questo spazio è un'opportunità importante che tra l'altro nel prepararlo mi ha aiutato a tornare sopra la linea, a riflettere su molte delle cose che magari stavo un po' dando per scontato seduta nella mia hamaca, e quindi grazie davvero. Io ringrazio te Simona per essere stata con noi, hai un'agenda molto fitta, quindi ti sguinzagliamo di nuovo i tuoi impegni, grazie davvero un sacco, e noi ragazze ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.